Ciao da Absim, non deve passare sotto traccia, non deve sfuggire assolutamente la grandissima prestazione di Matthijs de Ligt sabato contro l'Atalanta a Bergamo, perché non è la prima e speriamo non sia l'ultima, anzi entra in una serie a questo punto che inizia a diventare lunga di partite di altissimo livello, di prestazioni assolutamente convincenti da parte di de Ligt con la maglia della Juventus, anche con la maglia dell'Olanda, ma lì lasciamo perdere perché quando un giocatore della Juventus gioca bene in nazionale diventa argomento per gli anti-juventini di critica e di sberleffo. Noi invece vogliamo rimanere nella nostra cerchia, nella juventinità, nell'essere bianconeri e in questo contesto esaltare, specificare, raccontare, sottolineare, enfatizzare le buone, anzi ottime prestazioni di alcuni nostri giocatori, perché si fa facile a dire il De Ligt dell'Ajax non esiste più, il De Ligt dell'Ajax alla Juventus non è mai arrivato, con l'Olanda gioca bene, con la Juve no, anzi, si fa una cosa molto più facile: smettere completamente di parlare di De Ligt. Ci avete fatto caso? Nelle primissime settimane di campionato De Ligt era sulla bocca di tutti, era nei titoli delle prime pagine, sul web, sui giornali, nei TG, si parlava quasi sempre di De Ligt in relazione alla Juventus. Perché questo? Perché vai ad acquistare un giocatore per oltre 80 milioni, gli dai 8 milioni netti a stagione, più bonus, insomma, più la possibilità ovviamente di accrescere questo suo stipendio, considerato che ad agosto ha fatto 20 anni sto ragazzo, e quindi devi essere inevitabilmente messo sotto torchio, devi sottolineare ogni possibile defiance del giocatore, perché c'è sempre, dicevo, lo sberleffo pronto dietro l'angolo a dire avete preso un bidone. E quante volte, da quante persone De Ligt è stato definito proprio bidone? E dove sono adesso queste persone? È chiaro che è presto per fare dei bilanci definitivi, cioè De Ligt non ha terminato neanche la stagione, figuriamoci la sua esperienza in bianconero, quindi sono bilanci provvisori, ma sono bilanci assolutamente positivi. Cioè stiamo parlando di un giocatore che ha iniziato sicuramente con qualche tentennamento, è stato al centro di tante polemiche, suo malgrado, arbitrali per il discorso dei tocchi di mano, gran parte dei quali non erano assolutamente fallosi, e lo ha detto anche Rizzoli, che diciamo che se ne intende, che ne pensino poi gli anti-juventini complottisti, e diciamo che anche per questo motivo è stato spesso criticato ed è stato spesso oggetto quindi di giudizi negativi e di risatine che in questo momento, ripeto, si sono assolutamente assopite, sono andate scemando. Poi però lui che cosa ha fatto? Lo ha detto in una recentissima intervista in questa pausa nazionali: per me è stato difficile all'inizio, ha iniziato ad imparare l'italiano innanzitutto per superare lo scoglio, il muro comunicativo, lui da ragazzo olandese, scuole ancora fresche, quindi per lui imparare una nuova lingua è anche più facile, però soprattutto si è trovato in un ambiente completamente diverso a livello territoriale, a livello ovviamente professionale, perché lo ha detto più volte, il calcio italiano, la Juventus sono completamente diversi rispetto a quello a cui sono stato abituato prima, quindi tutta una serie di novità, ovviamente anche tecniche, ovviamente anche tattiche, un nuovo allenatore, nuovi compagni, poi l'ho anche detto perché ha grandissima personalità oltre che professionalità, ma veramente ha una personalità quanto le sue spalle De Ligt, è veramente pazzesco, e ha sottolineato come, vedendo da fuori, uno pensava quando stava per arrivare, ecco, l'emozione, l'enfasi, andrò a giocare con Buffon, Cristiano Ronaldo e tutti gli altri, poi li ritrovi in allenamento e diventano amici, compagni, colleghi come tutti gli altri, e quindi ha superato velocemente tutto questo, ma ha detto la partita contro il Napoli è stata molto difficile perché in quel post partita, dopo quella partita, le difficoltà per me nel dover dimostrare quanto valevo, quanto valgo, sono cresciute ancora di più, sono aumentate, perché ovviamente le aspettative su di lui erano ancora più forti, perché ricordiamo quella partita De Ligt è stato sicuramente imperfetto, è stato impreciso, è stato anche sfortunato, è stato responsabile su un paio dei tre gol segnati dal Napoli, poi alla fine abbiamo vinto lo stesso, ma c'era il rischio effettivamente, tra l'altro da un 3-0 che ci trovassimo, mi pare che eravamo 3-0 davanti, sì, la memoria a volte dà brutti scherzi perché io non ho più 20 anni come Matthijs, c'era il rischio, diciamo, di buttare una vittoria che praticamente era in tasca per questi errori difensivi, e allora, pur trattandosi solo della seconda giornata di campionato, si trattava in quel momento, pensavamo, uno scontro diretto, ora non più, il Napoli a meno 15, per cui non c'è neanche più questo tipo di rivalità sulla classifica. Dopodiché però, come si è ripreso De Ligt? Alla grande, perché non è soltanto la partita mostruosa che ha fatto
contro l'Atalanta, dove veramente ha recuperato un sacco di palloni difensivi, ha respinto, ha sventato un sacco di minacce e collocandosi tra l'altro in posizione notevole tra tutti i difensori della Serie A, perché è dodicesimo per salvataggi, ha già fatto 44 salvataggi, che sono un numero quasi da difensore di bassa classifica, che si trova a doverne fare tanti. Poi può arrivare anche a migliorare, a non buttare più il pallone quando si tratta di sventare un pericolo, ma adesso essere subito pronto all'impostazione. De Ligt, che tutto sommato ha la testa e i piedi anche di un centrocampista, non è Bonucci, è più Chiellini come tipologia di difensore, Sarri lo ha detto, però non gli manca quel qualcosa in più che ha anche Bonucci, quasi da centrocampista. Ci arriverà magari con il tempo, ma rendiamoci conto che stiamo parlando di un difensore che ha un rendimento pari o nettamente superiore a chi normalmente siamo abituati a considerare già forte, o comunque buono, o comunque di buon livello, e da 20 anni. Ma dicevo, fosse stata solo la partita contro l'Atalanta, sarei qui praticamente a farmi prendere in giro da voi, che mi direste: ma cosa stai lì a dire? Ti esalti per una sola partita, come tra l'altro spesso fanno e hanno fatto tifosi di altre squadre con i propri giocatori. Noi della Juventus tendenzialmente siamo sempre molto, ecco, diciamo sabaudi, piemontesi, cioè siamo un po' più freddi, più distaccati, abbiamo bisogno di un po' più di tempo per farci conquistare da qualcuno. Sarà che ne abbiamo visti di enormi, di giganteschi, di campioni e di fenomeni nella nostra squadra e continuiamo a vederne epoca dopo epoca, decennio dopo decennio, o sarà proprio per un fatto di mentalità, di stile Juve? Non ci innamoriamo subito, o se ci innamoriamo comunque lasciamo che sia il tempo a confermare quelle emozioni, quelle sensazioni. Per cui noi siamo qui a fine novembre ormai a parlare finalmente di un De Ligt che ci convince, ma abbiamo aspettato forse anche qualche partita in più. E infatti mi trovo a fare questo video perché mio cognato mi ha detto: devi fare un video su De Ligt, tifosissimo della Juventus, perché devi spiegare, devi parlare. Tra l'altro lui ex difensore, devi spiegare quanto è forte, come ha giocato bene contro l'Atalanta. È stato veramente irreprensibile, una partita mostruosa, non ci sono aggettivi, o comunque tutti gli aggettivi superlativi vanno bene, mettetene uno al posto di un altro, sono assolutamente intercambiabili, come non è intercambiabile De Ligt, perché se togli De Ligt cambia veramente tutto il mondo. E De Ligt che, ripeto, non è solo l'Atalanta, perché ha fatto una partita mostruosa anche contro il Torino, dove ha anche segnato benissimo, anche contro il Milan benissimo, prima e dopo anche in nazionale. Adesso c'è questo problema della lussazione della spalla che si è provocato proprio a Bergamo, e sulle prime ho sentito parlare di Caressa che aveva, e Bergomi che avevano quasi già recitato il Requiem e lo avevano già accompagnato col camice dentro la sala operatoria. Invece non dovrà operarsi, sta già facendo tutte le terapie, applicando tutti i rimedi necessari per risolvere al più presto questo piccolo problema, però effettivamente si è visto che in quella scivolata, perché lui ha un fisico molto imponente, allora pesa anche tanto sul suo stesso corpo, e in quella scivolata gli è rimasto dietro il braccio e ha avuto questa lussazione. Sulle prime effettivamente sembrava che dovesse lasciare il campo, stava entrando Demiral, che poi si è riseduto in panchina, poverino, però bene così, perché un minuto dopo, ma neanche meno di un minuto dopo, a chi arriva il pallone in difesa? A De Ligt. Chi è che sventa la minaccia? De Ligt, proprio lui, prontissimo. E abbiamo osservato un ragazzo che all'inizio è cresciuto e ha trovato il campo grazie, tra virgolette, purtroppo all'infortunio di Chiellini, circostanza a lui favorevole e sfavorevole in generale alla Juventus. Ma possiamo anche mettere un punto interrogativo qui, perché possiamo anche serenamente domandarci se sia meglio avere De Ligt o sarebbe stato meglio avere Chiellini. E dicevo, all'inizio è entrato in campo quasi sommessamente, trovando il suo spazio all'ombra di Bonucci, che doveva fargli da chioccia. Adesso sembra quasi, in certi momenti di certe partite, che sia Bonucci a fermarsi lì ad ammirare il fenomeno che è De Ligt, a dire: caspita, io questo non l'avrei saputo fare, oppure: beh, ragazzo, devo dire che mi sorprendi. Insomma, espressioni che anche noi, tutto sommato, pronunciamo anche solo mentalmente nel guardare questo giocatore, che fin qui ha collezionato 13 presenze con un gol, appunto, al Torino in 1170 minuti, e sta diventando imprescindibile. Sarri l'ha detto più volte: abbiamo bisogno
di una solidità difensiva. Per ottenere questa solidità difensiva, naturalmente c'è bisogno di continuità nelle presenze e nelle prestazioni. Motivo per il quale non ha mai sostituito sia Bonucci che De Ligt nella stessa partita, ha fatto rifiatare lievemente entrambi, ma molto molto poco, soprattutto Bonucci. E questo però è anche perché effettivamente, e vale anche per altri giocatori in altri reparti, se togli il titolare, la qualità in questa Juventus si abbassa drasticamente ed è un problema da risolvere come? Tenendo più pronte le riserve a fare delle prestazioni di alto livello. Però raggiungere De Ligt è veramente veramente difficile. E chiudendo quello che dicevo prima, tutte queste cose che vi sto dicendo, che forse vi convincono, vi trovano d'accordo, me lo farete sapere nei commenti e magari con un like, o forse no. Le stanno dicendo, le state sentendo da parte di coloro che hanno detto De Ligt di qua, De Ligt di là per tutte le prime settimane di campionato? No, si sono nascosti tutti, sono spariti tutti. Adesso di De Ligt non si parla più, perché non si può dire che la Juventus forse ha pagato tanto, ma il giusto, un giocatore che è un fenomeno. E io questo lo voglio dire anche ai tifosi della Juventus, tanti dei quali pure loro si sono fatti un po' trascinare dalla titubanza, che ripeto ci sta, è Sabauda, è stile Juve all'inizio, sul valore reale di questo giocatore. Dategli tempo, ma il tempo ne ha, di tempo ne ha perché ha 20 anni. E vi chiedo, ma vi prego di, veramente di provare a fare uno sforzo di memoria. Ricordate un solo difensore, e se lo trovate poi vediamo chi è, perché parleremo secondo me di un fenomeno assoluto, un solo difensore centrale nella storia del calcio. Non soltanto della Juventus o del calcio italiano, nella storia del calcio mondiale, che a 20 anni era già così forte, così titolare e così esperto, perché poi De Ligt gioca quasi da veterano e così imprescindibile per la sua squadra, che in questo momento fortunatamente è la Juventus. Rispondetemi se ci riuscite, facciamo un brainstorming, magari effettivamente trovate la storia di qualche difensore centrale che da giovanissimo ventenne era già così forte, ma credo che si tratterebbe davvero di un paragone pazzesco per lo stesso De Ligt. Grazie intanto per la vostra attenzione, mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Speriamo che De Ligt torni in campo prestissimo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!